Palermo ha un cielo grigio e avvolta in una fuligine, in una nebbia, e Andrea direbbe galleggia in una bottiglia di orzata, perché Palermo è circondata dal fuoco, dalle fiamme, quindi dal fumo che la avvolge. Ospedali che non ricoverano più le troppe persone che si presentano al pronto soccorso per problemi respiratori, l'aeroporto Falcone Borsellino che è rimasto chiuso per qualche ora, i vigili del fuoco e tutti i lavoratori dei servizi pubblici che da ieri praticamente operano con un unico turno ininterrotto e sono esausti. È evidente che siamo di fronte a cambiamenti climatici che vanno ben al di là delle banali alternarsi di bello o brutto tempo e dei relativi problemi, ma soprattutto è una regione in ginocchio per le carenze endemiche dei servizi, delle infrastrutture, le strade, gli aeroporti, le ferrovie. Nella notte tra lunedì e martedì i milanesi si sono svegliati con uno spettacolo che non avevano mai visto prima. Vento che soffiava fortissimo, fino a 100 km orari, si è capito poi. Una pioggia battente e dei lampi che sono continuati per minuti e minuti, che sono sembrati un tempo veramente infinito. E questa mattina la città intera si è svegliata, anche lei, con uno spettacolo imprevisto e che l'ha scioccata. Le strade con l'acqua fino a 50 centimetri nei punti dove le fognature non funzionavano, i tombini erano intasati, il traffico completamente impazzito, i semafori lampeggianti, gli alberi caduti dappertutto, i lavori in corso come quelli qui alle mie spalle divelti dalla furia del vento. La città ha avuto uno shock. Sostanzialmente, i milanesi che la mattina si mettevano in moto per andare al lavoro si sono trovati senza linee di superficie di trasporto pubblico, la metropolitana per fortuna ha funzionato e in generale il cambiamento climatico, diciamo, si è fatto sentire con forza questa mattina. Il sindaco Sala ne ha parlato, ovviamente c'è una presa di coscienza collettiva in questo momento. Una presa di coscienza alla quale dovrà seguire probabilmente qualche cosa di concreto.